Carissimi amici, argonauti lungo le vie della conoscenza e dello spirito, ben ritrovati su un fuoco sacro, sulla nostra piazza virtuale di incontri e di riflessioni spirituali. L'argomento di oggi l'avete scelto voi. È da 2 anni che a più riprese mi chiedete di affrontare questo personaggio e il suo sistema e oggi è arrivato il fatidico giorno. So bene che tutto ciò causerà polemiche, so bene che tutto ciò causerà prese di posizione, però da parte mia tengo a precisare che il compito di un divulgatore è quello di illustrare nel modo quanto più neutro possibile l'opera di un uomo, perché Samuel Weor, o per meglio dire Victor Manuel Gomez Rodriguez, era un uomo, il suo pensiero, come questo si è formulato e come questo trovi riscontro in altri pensatori. Poi ognuno di voi sarà in grado, spero, di formulare un proprio convincimento in merito, su cui io onestamente non ho né tempo, né voglia, né possibilità di interagire, in quanto Samuel Weor è, come altri tipo Aleister Crowley, ma anche la Blavatsky, seppur in misura minore, Krumheller e Gurdjieff, è un personaggio divisivo. È un personaggio divisivo perché ha lasciato un'impronta. È bene ricordarsi questo: solamente una personalità forte lascia un'impronta. E come lascia questa impronta? Inevitabilmente ci sono persone che sceglieranno di camminare lungo quel sentiero e persone che lo avverseranno. Bene, iniziamo questo excursus in Samuel Weor e nella scuola samaeliana. Victor Manuel Gomez Rodriguez nasce nel 1917 a Santa Fe di Bogotà e quindi in Colombia. La sua infanzia, la sua formazione culturale avviene all'interno di un collegio gesuita che lui abbandona a 12 anni in quanto disilluso da parte della religione. Ed è molto interessante questo perché noi riscontriamo tale inclinazione, tale iniziale formazione all'interno di un seminario religioso anche in tutta un'altra serie di personaggi che hanno in qualche modo costellato la ripresa del movimento occultistico e occidentale, anche se in questo caso è sudamericano, ma come vedremo nel proseguo, l'insegnamento di Samuel Weor non tardò a sbarcare in Europa. Dopo questa formazione religiosa, che comunque sarà per lui molto importante perché comunque sempre sarà predominante una forte componente moralistica in Samuel Weor, si appassiona fra i 13 e i 14 anni alla figura di Alan Kardec e quindi allo spiritismo, ma uno spiritismo quasi razionalista, schematico, teso a creare fondamentalmente una sorta di manualistica ingegneristica attorno alla possibilità di un uomo di contattare le anime, gli spiriti dei defunti. In seguito aderirà alla società teosofica della Blavatsky e poi conoscerà Krumheller. Ecco, fondamentalmente abbiamo già incontrato 2 dei 3 personaggi che influenzeranno in maniera profonda il pensiero di Samuel Weor. Questi personaggi sono la Blavatsky, per cui Samuel Weor avrà sempre una profonda venerazione, definendola un martire. Krumheller, che è stato il fondatore della Fraternitas Rosacruciana antica, della Fra, e terza persona, Gurdjieff. Che cosa ha preso da questi 3 personaggi Samuel Weor?
Allora, innanzitutto una premessa, scusatemi. Sam Alanguer non si è mai definito come il fondatore di una nuova tradizione, di una nuova scuola, ma si è sempre definito maestro della sintesi. Lui riteneva, io sto parlando del suo pensiero, che le varie scuole esoteriche, spiritualistiche, iniziatiche del periodo in cui egli ha vissuto non erano più in grado di adempiere alle finalità proposte e promesse. Cioè che fondamentalmente si era persa l'essenzialità della questione. E qual era l'essenzialità della questione che individuava Sam Alanguer? Era quella di permettere all'uomo di entrare in contatto con la propria essenza, con la propria particola spirituale. Una particola spirituale che fondamentalmente era avvolta all'interno di una composita struttura psicologica chiamata la moltitudine degli ego, la moltitudine egoica. E per entrare in contatto con l'essenza erano necessarie innanzitutto tutta una serie di premesse docetiche, dall'altro lato uno stile e un comportamento di vita e poi fondamentalmente era necessaria una presa, una rivoluzione psicologica ed l'utilizzo, come vedremo, della forza sessuale a fine introiettivo. Quindi vi ho già dato molto di quello che è il pensiero di Sam Alanguer, ma questo pensiero fondamentalmente lui lo distilla attraverso la sua conoscenza del lavoro svolto da parte della Blavatsky, da parte di Krummeller e da parte di Gurdjieff. Noi sappiamo sicuramente che lui frequentò la Società Teosofica. Non sappiamo se lui effettivamente è stato nella FRA, cioè nella Fraternitas Rosa Cruciana Antigua di Krummeller, e c'è chi sostiene che lui abbia avuto dei contatti con il sistema di Gurdjieff, ma sicuramente ha attinto da tutti questi tre cespiti. E che cosa ha attinto? Dalla Blavatsky ha attinto la metastoria, la storia che la Blavatsky porta avanti specialmente nella Iside Svelata. Sam Alanguer la sposa appieno. Quindi dalla Blavatsky lui prende tutta la trenata, tutto il pacchetto, tutto il deposito di quelle che poi fondamentalmente sono le ere evolutive e involutive dell'uomo, fondamentalmente perché siamo qua, come funzionano le cose, perché l'uomo da uno stato divino, semidivino, alla fine si è degradato nella condizione attuale. Da Krummeller prende una cosa importantissima che noi abbiamo già incontrato più e più volte e che è stata argomento di tutta una serie di incontri, la Chiesa Gnostica. Perché vedete, nella stragrande maggioranza di tutti questi sistemi, ovviamente ivi compreso anche quello dell'Ordo Templi Orientis di Aleister Crowley, c'è sempre al centro la Chiesa Gnostica, invariabilmente, indiscutibilmente. Ovviamente sappiamo noi che cosa intendevano e che cosa si intende per Chiesa Gnostica, certamente non le Fraternites e le Scolastiche di Valentino, di Basilide, di Marcione, di Simon Mago, non l'acuta e sofisticata teologia trascendentalista di questi maestri della gnosi, ma fondamentalmente tutta una serie di elementi divelti e in qualche modo riletti con le chiavi culturali dell'uomo di quel tempo, dell'uomo del XVIII e del XIX secolo e purtroppo anche dell'uomo dei secoli attuali. Da Krummeller prende la Chiesa Gnostica,
prende la chiesa gnostica della Fra, con tutti, della Fraternita Sacrosacrosciana Antica, con tutta la sua strutturazione rituale, con tutta la sua centralizzazione attorno alla Sofia, quale fonte di irradiazione di benefica energia cosmica. Quindi possiamo dire, se dalla Blavatsky ha preso quindi tutta la visione metastorica, cioè della storia alternativa dell'uomo e delle civilizzazioni umane, da Krumeller prende invece la parte rituale, perché va detto che fondamentalmente la scuola sammeliana, nell'ottica del suo fondatore, lasciamo perdere poi tutta una serie di fratture di articolazioni successive, non si basava solamente sulla meditazione, sulle mantralizzazioni e sull'arcano ZF, ma si basava anche e soprattutto sulla centralità rituale della Chiesa gnostica, che veniva vista proprio come una realtà consacratrice e come un perno di incontro fra il divino e l'uomo. Tant'è che in queste scuole sammeliane più prossime all'ortodossia del fondatore erano stabiliti dei turni di continuo ufficiare, di continuo servizio all'interno di queste strutture consacrate, ma lo vedremo successivamente. La terza figura, come vi ho già detto, è Gurdjieff, da cui ha preso fondamentalmente tutta l'ardita composizione della strutturazione psicologica dell'uomo, la necessità di porre al centro il lavoro psicologico e infrapsicologico, come diceva Samuel Weor, ovviamente tutto ciò, Blavatsky, Krumeller e quant'altro, è stato in qualche modo corretto in una chiave di dinamica magico-sessuale. Questo va sicuramente detto, perché è l'altro elemento caratteristico di Samuel Weor, ma non è ascrivibile solamente a lui o solamente al suo dirimpettaio Alistair Crowley, perché, come abbiamo visto, la dinamica magico-sessuale, seppur in modo embrionale, era insita anche nella chiesa gnostica di Doniel. Detto questo, permettetemi una chicca. Come aveva fatto Krumeller ad avere la chiesa gnostica? Allora, Krumeller è che si vuole essere il tante causa di Samuel Weor, fondamentalmente è stato un personaggio molto particolare, è stato amico di Papus, di Gerard Encausse, è stato quindi martinista, è stato un massone di Francia, nei riti egizi, di cui era anche ierofante, e ricevette una consacrazione da parte di Theodoreus. E quindi si sta parlando della Chiesa gnostica cattolica, anche se non pienamente riformata da Alistair Crowley. Comunque quello è il tante causa di Krumeller, cioè Theodoreus, che è il fondatore dell'Ordo Templi Orientis, e Theodor e Krumeller è il tante causa di Samuel Weor. Quindi è questo fondamentalmente il giro, questo fondamentalmente il percorso per cui poi all'interno del movimento sammeliano abbiamo questa scuola. Come vi ho detto, Samuel Weor si definisce maestro della sintesi e non iniziatore di una nuova tradizione. Ora permettetemi una chicca. Perché Samuel? Samuel non deve essere inteso in questo caso col Samuel cabalistico sposo di Lilith, ma bensì con il Samuel reggente del pianeta Marte. E quindi una figura più ascrivibile alla teurgia dell'Eptameron e alla
operatività magico-salomonica piuttosto che invece ad una prospettiva cabalistica legata all'equilibrio. Allora, prima di concludere fondamentalmente questo pezzo, vi volevo leggere questo primo dialogo su Samuel Weor, vi volevo leggere un estratto. Allora, Iego per Samuel Weor sono dotati di forza e volontà atta a far permanere l'uomo in uno stato di dormiveglia. È attraverso questo sonnambulismo che l'uomo viene depredato delle sue energie sottili e vitali. Ecco quindi come nell'ottica di Samuel Weor, e poi vedremo come tutto nei prossimi incontri va a organizzarsi, la grande lotta dell'uomo è contro gli aggregati psicologici, definiti talvolta la legione degli io demoni, che fondamentalmente utilizzano l'uomo e lo mantengono in uno stato di sonnambulismo e di schiavitù psicologica per drenarlo della propria energia vitale, quindi, e anche della propria energia eterica. In base alla lotta contro queste forze, contro questi aggregati, vedremo poi quelli che sono i cardini della scuola sammaeliana. Spero che questo dialogo vi abbia in qualche modo interessato, è una premessa al pensiero di Samuel Weor che andremo a sviluppare in seguito. A presto, carissimi amici.